Amici e amiche dei laboratori Restyling, ben ritrovati e buon pomeriggio. Lo dico ai nuovi arrivati, io sono Anna Targusi e il mercoledì pomeriggio intorno alle 15.30 ci occupiamo di tecniche di restyling vintage e retro. Abbiamo ricominciato un po' tutto l'excursus del nostro format corsi, ok? Che ovviamente va per gradi ad affrontare tutte quelle che sono le tecniche di restyling in modo, diciamo, a difficoltà sopraggiunta, ok? Andando avanti diventa sempre un pochettino più complicato, ma ci arriviamo con calma. Nei mercoledì precedenti abbiamo parlato di decapatura, shabby chic, che è un po' l'essenza dello stile vintage, e per decapatura intendo appunto quell'effetto dove un colore tende a sopravvenire sull'altro, ok? Che è un po' la base di tutte le tecniche vintage. L'abbiamo vista semplice e composta. Oggi parliamo della decapatura in trasparenza e quindi il legno, diciamo, a vista, con la fiammatura a vista, è ovviamente, quando abbiamo del bel legno, soprattutto sui piani dei mobili, è molto bello appunto lasciare il legno in questo modo. È uno stile decisamente, diciamo, country chic provenzale, perché loro hanno del legno meraviglioso, che è quello appunto di Rovere, ok? Quindi questa tecnica si esalta soprattutto quando abbiamo un bel legno tipo quello di Rovere, ok? In realtà possiamo arrivarci anche con legni diversi, ma dobbiamo utilizzare un po' di stratagemmi e oggi iniziamo a parlare di tutto questo, ok? Ma sicuramente ne parleremo anche la prossima volta, perché come dico sempre, è un universo da scoprire, anche quello del legno lasciato, diciamo, con la fiammatura a vista, e quindi ci dobbiamo soffermare e parlare con un pochettino di ok, entrando un po' nel tema. Allora, nel mentre vi collegate, perché so che Facebook impiega 3-4 minuti per inviarvi la notifica, anche se avete scritto che vi interessa, ok? Allora, ricapitolo i corsi. Io sono a Roma Nord, ok? Che è un po' la sede dei laboratori Restyling, mentre altri decoratori sono un po' in giro per l'Italia. Io sono Roma Nord, Passo Corese, Fara Sabina, uscita proprio Roma Nord della 1. Sabato prossimo terrò un corso proprio qui in negozio, in laboratorio, sulle tecniche base. Ora, tecniche base comprendono diverse tecniche, ok? Diciamo che è il principio del nostro format. Quindi lavoreremo qui 4 ore, le persone che verranno porteranno un piccolo mobile e un complemento. Sul mobile faremo la tecnica principale, sul complemento in genere ci divertiamo anche a mettere delle decorazioni, che siano stencil, trasferimenti d'immagine, ok? E quindi poi vi farò vedere foto e quello che combineremo anche sabato con qualche storia, ma so che mi seguite, ci seguite sia su Instagram che su Facebook. Allora, l'altro corso invece, quello che vi può interessare, perché a livello Italia, nel senso che è un corso online, in genere nei corsi online ci collegano tramite video, tramite la stanza di Facebook, ok? Usiamo sempre questo mezzo per connetterci, perché nelle varie sperimentazioni la telecamera di Facebook è una di quelle che meglio mi fa vedere un po' i particolari, unita anche a WhatsApp, perché poi durante i corsi in genere per i dettagli mi mandano foto di dettaglio e andiamo avanti, ok? Allora, faremo il corso il sabato 21 maggio, fate ancora in tempo a prenotare il vostro kit. Vi metterò proprio appena termino la live il link ai 2 kit che sono disponibili nella versione tortora e nella versione grigio. Cambia anche lo stencil, ma in realtà sullo shop online, quando voi fate un acquisto, c'è anche la chat con il pulsante di WhatsApp. Se mi scrivete lì e mi dite: guarda Anna, io voglio il grigio, ma ci voglio lo stencil damasco, ok, quando vi prepariamo il pacco del kit, perché ovviamente ve lo inviamo a casa qualche giorno prima del corso per poi potervi far lavorare, semmai mi potete scrivere se volete un altro stencil. Normalmente, allora vi faccio vedere, questo è lo stencil abbinato al grigio, che è un Marrakesh doppio, molto bello, e quindi ci facciamo questo effetto.
Questo invece è il damasco, sono stencil 40x40, prima li mettevo più piccoli, adesso li abbiamo un po' ingranditi in modo tale che è una misura utile sia per lavorare sul pannellino 50x70, che è l'ideale, e io vi chiedo di tenerne pronti almeno 3 di tavole, ok, per il corso. Preparate 3 tavole e andiamo a lavorare. Quindi questa misura va benissimo sia per lavorare sulla tavola, ma anche poi quando vorrete andare a realizzarlo sul muro, è già una misura che vi aiuta e vi consente di farlo anche sul muro. E questo, ecco, questo è un altro che mi piace molto. Preparerò, credo, domani, tra oggi e domani, un altro kit, perché mi piace molto questo disegno e lo associerò al colore verde salvia. Vedrete quanto è bello. Quindi creerò un terzo kit con il verde salvia, quindi chi piacerà. Nei kit poi, allora, c'è la pasta sabbiata, la pasta liscia e il primer di calce. Lavoriamo nell'ambito delle calce, lavoriamo con prodotti che sono per gli imbianchini, ok? Servono proprio per le pareti, per le imprese, diciamo, edilizie, ed è per questo che io ho creato questi mini kit, ok? Perché la grandezza normale di questi prodotti sono barattoli da 20 kg, ok? Ed è per questo che ve li riproporziono apposta per il corso. Ok, detto questo, quindi ci sarà anche con questo stencil la variante verde salvia, che è bellissima, ok? Allora, torniamo a... No, un'altra cosa che volevo dire, invece, per le espertissime di tecniche sciabbi, sabato 28 maggio ci sarà un corso sempre qui, zona Roma Nord, quindi se vi volete prenotare... Mi sembra di averlo già creato l'evento, lo trovate sulla pagina, se non l'ho creato lo creerò a giorni, ok? Perché qui cerchiamo sempre di mandare avanti il tutto. Allora, torniamo a noi e torniamo alla decapatura in trasparenza. Perché decapatura? Perché grosso modo utilizziamo comunque la nostra grande alleata, che è il lingottino di paraffina, un po' come l'altra volta. Qui vi ho messo là, questo cubo è un cubo di rovere bellissimo, ok? L'ho dovuto carteggiare, sverniciare, perché in realtà era finito in modo moderno, ma io lo volevo fare appunto in decapatura in trasparenza, quindi far uscire dentro le venature il bianco. E come l'ho ottenuto? Andando appunto a portar via tutto, e oggi vediamo come andare a carteggiare o a sverniciare il tutto. Ho poi spazzolato la fiammatura per andarmi ad aprire tutte quelle profondità, e poi ho sovrapposto la patina rovere alla patina bianca, l'imbiancante. Andando poi a carteggiare, passando attraverso la paraffina, ho ottenuto quell'effetto, ok? Ma ora ci arriviamo un po' per gradi. Qui vedete altri colori, qui ad esempio ho stratificato la patina grigia con la patina bianca. Qui la patina noce con la patina bianca. Invece in questo mobilino che vedete qui dietro, realizzato in effetto un po' botanic, ho stratificato il colore tech al bianco, ok? Per farvi capire un po' come funzionano. Ma ve li ho messi anche qui, ok? Qui ritrovate le patine. Grigia, noce. Grigia, sì, questi sono due tipi di noce, sì, e rovere, ok? Qui c'è l'imbiancante, ma non la vedete perché viene sul rovere, viene quasi persa. Di qua invece vi ho messo le cere, ok? Perché ora non guardate nel caso dell'abete, che non è proprio il massimo come legno, ok? Ma se avessimo sotto un bel legno, anche la sola ceratura otterremo un effetto bellissimo, ok? Di un legno molto naturale, tra l'altro poi la cera si può ripassare nel tempo. Questi invece sono colori di impregnanti cerati. Ora, l'impregnante cerato fa un po' lo stesso effetto che fa la patina, la soluzione invecchiante, ma a me piace molto di più la soluzione invecchiante, ok? Si tratta di un prodotto formulato per ottenere una profondità maggiore, uno spessore diverso, ok? Quindi spesso quando mi dicono i falegnami, sì, ma uso l'impregnante cerato, dipende, perché sicuramente l'impregnante cerato come costi è un pochino più basso e si trova in confezioni molto grandi, quando ad esempio dobbiamo andare a lavorare su superfici enormi, ok? Ma l'effetto non è proprio lo stesso, quindi regolatevi sempre. Allora,
Detto questo, perché più o meno vi ho fatto vedere i vari colori, entriamo un po' nel vivo del fatto che ci serve il legno grezzo. Se ce l'abbiamo bene, spesso nel recupero pallet ce l'abbiamo, ok, io questo qui era un pallet, l'ho un po' smontata e riattaccata come, con le misure che mi servivano, e sono andata a dare due mani di color rovere, ok, era già grezzo. Ora però, nel caso di un mobile, non sempre il piano ce l'avete già pulito e quindi lo dobbiamo andare a liberare, a far tornare il legno grezzo, ok? A ritornare sotto tutti gli strati di pittura. Ora, in questo caso, chi mi ha seguito, questa scrivania in realtà probabilmente era stata tenuta fuori, quindi era già molto logoro di suo, ho un po' carteggiato, ma sono riuscita a farlo praticamente manualmente. Se avete delle vernici industriali, ovviamente faticherete un po'. Allora, io adesso vi faccio vedere come si fa, però vorrei spiegarvi questo. Siamo nell'ambito, allora, tra di voi ci sono diverse persone che mi seguono per hobby e che si fanno i lavori in casa, magari nei ritagli di tempo, il sabato e la domenica, o professionisti, ok? Che magari fanno restyling anche conto terzi per clienti. Quindi le situazioni sono diverse. Se siete degli hobbisti, e questo è un po' il passaggio tempo del fine settimana, cercate di semplificarvi i passaggi più duri, ok? Quindi, per dirvi, ci sono dei falegnami che ci vengono in aiuto. Ad esempio, se dobbiamo fare il piano di un mobile e c'è una vernice industriale sopra, tranquillamente ci possiamo far aiutare magari da un falegname che con i suoi macchinari ci porta via tutto l'eccesso. E a me spesso capita appunto di aiutare i clienti anche in questo, perché su una grande superficie andare a eliminare tutto quello che c'è da eliminare diventa impegnativo, ok? Oltre che faticoso. Quindi ci possiamo sempre fare un po' aiutare, un po' come quando faccio il corso dell'imbottitura delle sedie, ritappezziamo una sedia appunto, e vi dico sempre che se avete una buona manualità, se non vi stancate, è un corso fattibile, altrimenti la sedia in bianco, cioè ritappezzata, ce la può fare tranquillamente un professionista, un tappezziere, e noi andiamo a divertirci sulla fase di decorazione e di finitura, ok? Questo è un po' gli step. Allora, torniamo al legno. Questo qui è un qualcosa che ho trovato in cantina, deve sicuramente avere i suoi anni, è stato verniciato con, era di legno grezzo, lo sportellino, probabilmente con una vernice grigia. Ora, la sto rimuovendo, qui ho già carteggiato, perché quali sono gli step? Quando dovete utilizzare lo sverniciatore per andare a portare via strati, l'ideale è andare a carteggiare un po', così rompiamo la protezione e ce la andiamo a ripassare, ok? Allora, ne dobbiamo passare, questo è uno sverniciatore che trovate sullo shop e è ecologico, cioè non ci fa male, non inquina, ok? È eccezionale anche perché non lascia residui che poi nel tempo ci costringono ad avere dei tempi lunghissimi di ripresa, ok? Perché ci sono degli sverniciatori molto chimici che, oltre ad avere delle esalazioni che insomma non ci fanno benissimo, hanno anche dei tempi di asciugatura, poi se andate a sovrapporre delle pitture che vi creano problemi, ok? Questo invece tranquillamente non ve li crea. Potete passarlo con un pennello o con una spatolina. I tempi, a seconda della vernice che avete, c'è scritto pure nell'etichetta, possono cambiare, ok? In linea di massima, quei 20-30 minuti già qualcosa si crea, e io vi consiglio, perché il prodotto agisce più e meglio, di andarlo a foderare con il film da cucina e di andarlo anche un po' a massaggiare, ok? Quindi qui vi faccio vedere un po' questo step. Di qua l'ho fatto 20 minuti fa, andiamo con una spatolina a togliere tutto quello che sta venendo via. Vedete, ormai ha lavorato, è penetrato e ci porta via tutto il colore. Rimosso tutto questo strato, andremo a passare la carta assorbente, e a finire ovviamente con la carta vetrata, ok? E anche la spazzoletta.
perché per andarci un po' a riaprire la fiammatura servirà appunto passare anche la spazzola. Allora adesso cerco di fare veloce per che già che siamo a 15 minuti. Ok, rimuovo questo qui in eccesso. Ok, e nelle parti dove è rimasto più profondo andiamo ad aiutarci anche con la spazzoletta. E come vedete viene via tutto, perché poi è tutto fresco, ormai il prodotto si è distaccato e viene via facile, e in più andiamo anche a farci già la spazzolatura. Ah, ovviamente questo è un effetto estremamente country chic, ok? Dove la fiammatura la vogliamo bella porosa, ok? Allora, detto questo, vi faccio vedere un po' come lavorano i colori sul legno grezzo. Tanto le parti sono aperte. Qui abbiamo detto che ho passato il rovere. Che cosa fa il rovere? Lì per lì sembra quasi che non faccia granché, ok? Perché risulta un colore che, se lo vedete, tende un po' al grigetto, ok? Però il suo potere è quello di annullare il giallo di alcuni legni, ok? Di ritonalizzarli sul tono più mielato. Adesso vi volevo far vedere appunto come stratificare il noce, così, perché il tempo è già quasi finito, poi proseguiremo la prossima volta. E qui vado a passare il noce sul, diciamo, il rovere, quindi prenderà meno che se avessi passato direttamente. Ora ve ne faccio solo un pezzo, lo passate e poi andate con la Scottex a rimuoverne l'eccesso. E ecco l'effetto, vedete come tutta la fiammatura del legno viene in evidenza. Allora, questo su legni estremamente fiammati tipo questo, ok? Se il vostro legno è abete, è tipo questo qui, estremamente liscio, senza quasi fiammatura, ci possiamo far aiutare dal tampone vena legno, ok? E magari passare la patina lavorata con il tampone per andare a creare una fiammatura che altrimenti non c'è, ok? Va bene, allora per oggi ci siamo detti tutto, riprendiamo, continuiamo a parlare di questo argomento la prossima settimana. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati qui con me. Ciao!